Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo tour in cui appunto vi racconterò e in cui mi seguirete in questa mia prima volta in Polonia. Quindi questo qui è il secondo stato nuovo che ho visitato nel 2019 ed è il caso anche di grattarlo dalla mappa. Il video sarà piuttosto lungo, almeno in questo caso, appunto qui vi racconterò quello che c'è da vedere in città e sarà seguito da altri video appunto con quello che c'è da vedere nei dintorni. Nelle prossime settimane. Direi quindi di cominciare appunto parlandovi un pochino in generale di Cracovia, che è considerata la capitale culturale e spirituale della Polonia. È probabilmente la città polacca con il più grande successo, diciamo così, a livello turistico, soprattutto un po' perché è una meta piuttosto economica e probabilmente anche perché tutti i punti di interesse turistico sono in uno spazio limitato, tutto sommato ristretto, il fatto che la rende molto facile da girare a piedi. Una volta atterrati in aeroporto, che non è distantissimo dalla città, noi essendo un viaggio organizzato, avevamo il nostro pullman e abbiamo cominciato subito la nostra visita nel primo pomeriggio. La nostra visita è iniziata forse dal punto più emblematico della storia europea recente, ovvero il ghetto ebraico. Infatti, tra le mura di quest'area vissero dal 1942 circa 18.000 ebrei che poi sono stati deportati nei vari campi di concentramento. Il luogo simbolo della zona è la Piazza degli Eroi, dove sono state installate una serie di sedie in metallo che rappresentano ognuna 1.000 ebrei morti. Altra tappa è il quartiere ebraico chiamato Kazimierz. Il quartiere è stato abbandonato ovviamente negli anni 40 e ha ripreso ad essere frequentato e tutelato dopo essere diventato patrimonio UNESCO e anche per aver fatto da sfondo al film Schindler List. Il luogo simbolo di questo quartiere è la piazza principale, ovvero Piazza Zeroka, sulla quale si affacciano due sinagoghe. Altra piazza famosa invece è Plac Novi, che è animata dai mercatini delle pulci e dove se avete fame potete fare come la sottoscritta che ha provato la zapikanka, che è una sorta di baguette farcita tipica appunto della città. Una cosa che non abbiamo visto in questa zona, ma che vi sento di consigliarvi, è la fabbrica di Schindler, che oggi è diventato un museo. Il secondo giorno in città, che in realtà era il terzo di tour, l'abbiamo appunto dedicato a quelle che sono le cose principali del centro storico e spostandoci dall'albergo dove eravamo a quello che è stato il primo punto in cui ci siamo fermati, siamo passati davanti alla chiesa dei frati Piaristi e al museo di Palazzo Katorischi, spero si dica così, dove dovrebbe essere stata spostata da poco la dama con l'ermellino, per questo ve lo segnalo. Per l'appunto ci siamo passati davanti andando verso il monumento Grunwald, che è un monumento che per noi potrebbe sembrare tra molte virgolette insignificante, nonostante la sua bellezza, ma per i polacchi è molto importante perché è un monumento equestre che commemora la vittoria polacca sull'esercito tedesco nel 1410. Lì vicino poi c'è il Barbacane, che è una costruzione che faceva parte del sistema difensivo della città e si trova vicino a Porta San Floriano, che è l'accesso poi alla città vecchia, al centro storico. E l'antico fossato attorno alla città vecchia, per l'appunto, è stato convertito in un giardino pubblico che con i suoi 21 ettari e circa 4 km di lunghezza è il più esteso in Europa e appunto racchiude tutto il centro storico di Cracovia.
Siamo per l'appunto entrati nel centro storico da Porta San Floriano e attraverso l'Udica Florianska, che è una tra le vie più famose in città, sulla quale si affacciano negozi turistici ma anche locali storici, siamo arrivati alla piazza principale di Cracovia, ovvero Piazza del Mercato. È una delle più vaste in Europa ed è circondata da palazzi dell'antica borghesia locale. Ovviamente tappa obbligata in piazza è la visita alla Basilica di Santa Maria, che è appunto un must see in città. Risale al 1200 ma ha subito diverse ristrutturazioni. La sua caratteristica principale però è la presenza di due torri asimmetriche e ad ogni ora, se siete appunto in zona, avrete la possibilità di sentire un trombettista che suona dalla torre più alta. All'interno l'opera di maggior rilievo sarebbe l'altare realizzato da Vyt Stoss, ma è in restauro in teoria fino al 2021, quindi anche noi non abbiamo avuto la possibilità di vederlo perlomeno intero, nel senso ci sono alcune statue che è possibile vedere perché sono state lasciate scoperte, ma appunto non è possibile vederlo in tutto il suo splendore. Se arrivati a questo punto avete fame, quello che posso consigliarvi è di andare in uno dei baracchini delle babushke, si chiamano così, e assaggiare un'altra cosa tipica della città, ovvero lo Varnek Krakowski, che è una sorta di prezzel a forma di ciambella con sopra i semi di sesamo generalmente. Sempre rimanendo sulla piazza avrete la possibilità di ammirare la statua di Adam Mickiewicz, il Palazzo dei Tessuti, che ospita delle attività commerciali, la Pinacoteca e il Museo Sotterraneo, se siete interessati. Dall'altra parte, rispetto al Palazzo dei Tessuti e rispetto appunto alla Basilica, c'è la Torre del Municipio e ai suoi piedi la testa di Eros bendato, molto particolare secondo me come statua, diciamo così. Ci siamo poi spostati al Collegium Maius, che è l'università in cui hanno studiato Copernico e Giovanni Paolo II. In uno dei due cortili interni c'è un carillon che suona ogni giorno alle ore dispari. Noi non abbiamo visitato il museo dell'università, ma mi sento di consigliarvelo se siete appassionati di scienza, perché al suo interno sono conservati strumenti astronomici antichi e il primo mappamondo in cui è rappresentata l'America. Lì vicino c'è la Basilica dei Francescani, sembra molto austera all'esterno, ma all'interno è finemente decorata e assolutamente degne di nota sono le vetrate policrome che purtroppo, essendo piuttosto buia, non rendono in video e neanche tanto e neanche benissimo in foto, secondo me. Andando verso la collina di Wawel, poi abbiamo potuto vedere dall'esterno la chiesa dei Domenicani e la chiesa di San Pietro e Paolo. E appunto siamo poi arrivati alla collina di Wawel, che è dominata dalla cattedrale di San Salislao, al cui interno non si potrebbero fare delle riprese, io ne ho giusto un paio fatte tra virgolette di straforo, ma ho preferito non rischiare troppo. La cattedrale per l'appunto risale all'anno 1000, ma è stata più volte ristrutturata anche lei, e potete notarlo molto bene dall'esterno.
Al suo interno si trovano, oltre alle reliquie del santo, anche le tombe di diversi sovrani polacchi, fino ad arrivare al presidente Lech Kaczynski, che è morto nel 2010 in un incidente aereo. Ho potuto fare qualche ripresa invece sulla torre di San Sigismondo, da cui si accede dall'interno della cattedrale, che è famosa oltre che per il panorama, anche per ospitare una campana che secondo la leggenda regala amore e felicità a chiunque la tocchi. Sempre sulla collina di Wawel c'è il Palazzo Reale che è stato per oltre 5 secoli la dimora dei sovrani polacchi e che adesso è diventato un museo che noi non abbiamo visto in realtà. Quello che vi consiglio io e quello che abbiamo fatto noi come gruppo è quello di arrivare alla fine della vostra visita più o meno all'orario del tramonto in modo da poter andare alla terrazza che dà sulla vistola e godervi appunto un fantastico panorama sulla città che appunto con le luci che si accendono e appunto godervi il tramonto da lì. Dopo di ciò noi siamo andati a farci una cena tipica a base di pierogi, di cui non ho riprese, in realtà sono paragonabili ai nostri ravioli con dei ripieni vari, che possono variare appunto da carne, funghi, verdure, formaggi, eccetera. E in fondo al video vi lascerò alcune riprese della parte notturna della città, del centro città. Passiamo quindi al terzo e ultimo giorno, che in realtà era semplicemente una mattinata più mezzo pomeriggio, perché poi abbiamo ripreso l'aereo per tornare in Italia. Ce l'abbiamo avuto libero, quindi abbiamo scelto quello che volevamo fare e la prima cosa che ho voluto fare è stato andare al Museo Nazionale dove era conservata la dama con l'ermellino di Leonardo. Che appunto dovrebbe essere stata spostata, ma quello che vi consiglio io è di andare a controllare. Oltre a questo quadro famosissimo, ci sono anche delle mostre permanenti ricche di reperti come antiche porcellane, ma anche armi e armature. Dopo di questo, visita immancabile ai mercatini di Natale, che sono allestiti nella piazza del mercato, in cui ci sono decine di casette e bancarelle che offrono prodotti tipici polacchi come oggetti artigianali, decorazioni natalizie e prodotti anche gastronomici. E sono appunto un'occasione unica per andare a caccia di regali o souvenir artigianali. In piazza abbiamo anche pranzato, appunto non faceva freddissimo e c'era una bella giornata. Ci siamo spostati di nuovo sulla terrazza della collina di Wawel, appunto per ammirare anche il panorama di giorno. E poi sotto la terrazza, lungo il fiume Vistola, abbiamo potuto vedere la statua del drago, che sputa davvero fuoco. Io l'ho vista, non sono riuscita a registrarla, non so esattamente ogni quanto però sputa fuoco. La maggior parte di quello che ho trovato online dice ogni 5 minuti, ma c'è chi dice anche ogni 10-15 minuti. Quindi non c'è un lasso di tempo enorme, non c'è un'ora o due da aspettare. In ogni caso sappiate che in teoria, in media, al massimo ogni 15 minuti potrete avere la possibilità di vedere il drago che sputa fuoco. Successivamente, ovviamente, noi siamo rientrati in hotel e per appunto tornare indietro, quindi la visita alla città, questo video finisce qui. Vi lascio mentre parlo delle riprese delle serate che abbiamo fatto appunto esplorando un pochino il centro storico. Ci sono alcune cose che non abbiamo visto, le principali ve le ho segnalate appunto all'interno del video e se voi avete qualche altro suggerimento lasciatelo in un commento qui sotto.
Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate i link a tutti i miei social e anche a delle liste di Amazon dove trovate la mia attrezzatura per foto e video e anche quello che uso per viaggiare, oltre ad una lista di libri di cui trovate la recensione qui sul canale. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto e siete interessati ad altri video dalla Polonia, lasciate un like e iscrivetevi soprattutto al canale attivando la campanella in modo da rimanere aggiornati. Questo qui non sarà appunto l'unico video dalla Polonia perché ci sono state due escursioni, piuttosto famose peraltro, quindi potete già immaginare cosa sono andata a vedere. Detto questo, io vi saluto e vi dico have a nice life!